Martedì 10 ottobre. Marta e Maria, due donne accoglienti, accolgono Gesù nella loro casa e lo fanno in due forme che oserei definire complementari. Marta si dà un grande affare per l'ospite, sì, perché quando noi ospitiamo qualcuno dobbiamo essere capaci di preparare al meglio l'accoglienza, fare da mangiare con amore. Trovare la casa pulita per rispetto dell'ospite. Questo è ciò che rappresenta Marta. Allo stesso tempo, il dovere di ospitalità è anche nella disponibilità dell'ascolto dell'altro. E questa è la funzione di Maria, la quale si siede ai piedi di Gesù, è una posizione di ascolto, di nutrimento della parola. E se l'accoglienza fosse proprio all'insegna di queste due funzioni, la festa nell'arrivo dell'ospite, il predisporre al meglio l'accoglienza come segno di rispetto dell'altro, e dall'altra parte l'ascolto di ciò che l'altro esprime, in questo caso, siamo di fronte alla parola che si è fatta carne e che rappresenta il nutrimento autentico della vita per esprimere in pienezza la nostra disponibilità alla conversione e a diventare sequela del messaggio di liberazione che è contenuto nel Vangelo. Certo, Marta un po' si arrabbia con Maria perché non la sta aiutando, ma Gesù richiama proprio alla evidenziazione di queste due funzioni complementari, ma poste anche in una dimensione sostanzialmente di gerarchia delle priorità. In primis, senza nulla trascurare relativamente alla dignitosa accoglienza dell'altro, in primis dobbiamo essere disposti ad ascoltare la parola di Gesù e a partire da questa che possiamo poi sbrigare le faccende con sollecitudine affinché possiamo testimoniare che accogliamo con gioia la presenza di Gesù. È un'accoglienza che poi dovremo trasferire nella realtà quotidiana, nell'incontro con l'altro, fare festa, ascoltare però prima di tutto, per cogliere nella parola che si è fatta carne un messaggio perseverante nel corso del tempo della storia umana che ci invita a essere testimoni autentici dell'accoglienza di quella parola, che cambia radicalmente i nostri stili di vita e i nostri modi di vivere. Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Anche qui troviamo il protagonismo delle donne che accolgono la parola che si è fatta carne. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola, seduta ai piedi del Signore. Marta, invece, era distolta per molti servizi. Marta sta in piedi, probabilmente prepara il pranzo, la tavola, e la sua è un'attenzione un po' distratta. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? E Marta evidentemente è un po' indignata. Dille dunque che mi aiuti. Vuole distogliere la sorella Maria dall'ascolto della parola, ma a questo punto il Signore precisa le priorità. Ma il Signore le rispose: Maria, ma scusate, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta.
L'adempimento degli obblighi dell'accoglienza a un certo punto hanno fine, ma la scelta dell'ascolto della parola non avrà mai fine e non sarà mai tolta se siamo disponibili a fare ciò che fa Maria. Poi, naturalmente, siamo chiamati anche a concretamente esprimere l'accoglienza attraverso ciò che fa Marta, ma prima di tutto dobbiamo nutrirci di quella parola che non ci sarà tolta, e così si esprime Papa Francesco commentando il Vangelo di oggi nell'Angelus del 17 luglio del 2022. La filosofia di Marta sembra questa: prima il dovere, poi il piacere. Prima si prepara bene, poi il piacere della condivisione. L'ospitalità. In effetti non è fatta di belle parole, bisogna anche essere concreti, ma esige che si metta mano ai fornelli, che ci si dia da fare in tutto ciò che occorre perché l'ospite possa sentirsi ben accolto. Questo Gesù lo sa molto bene. E difatti riconosce l'impegno di Marta. Tu ti dai un grande affare, però vuole fare capire che c'è un ordine di priorità nuovo, diverso da quello che fino ad allora aveva seguito. Cambiare l'ordine delle priorità. Non porre una opzione o faccio l'ascolto o mi metto ai fornelli. Tutte e due le cose vanno fatte, ma bisogna rovesciare la priorità. Maria ha intuito che c'è una parte migliore a cui va dato il primo posto. Tutto il resto viene dopo, ma viene, non è che viene eluso, trascurato. Come un corso d'acqua che scaturisce dalla sorgente. Il corso d'acqua c'è, ma viene prima la sorgente. E così ci domandiamo, che cos'è questa parte migliore? È l'ascolto della parola di Gesù. Dice il Vangelo: Maria seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Notiamo, sottolinea Papa Francesco, non ascoltava in piedi facendo altro. Ma si era seduta ai piedi di Gesù, ha capito che lui non è un ospite come gli altri e ogni ospite sia a immagine e somiglianza di Gesù, aggiungo io. A prima vista sembra che sia venuto a ricevere perché ha bisogno di cibo e di un alloggio. Ma in realtà il Maestro è venuto per donarci se stesso, mediante la sua parola. È un ospite che è nella dimensione del donarsi. La parola di Gesù non è astratta, è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libera dalle opacità del male, appaga, infonde una gioia che non passa. Appaga, infonde una gioia che non passa e che precondizioni poi per lo scorrere del fiume della vita. La parola di Gesù è la parte migliore, quella che aveva scelto Maria. Per questo lei le dà il primo posto, si ferma e ascolta, il resto verrà dopo. Questo non toglie nulla al valore dell'impegno pratico, però esso non deve precedere, ma sgorgare dall'ascolto della parola di Gesù, deve essere animato dal suo spirito. È una splendida immagine del nostro rapporto con l'ascolto e l'impegno. Prima l'ascolto,
poi verrà l'impegno, ma è un impegno che nasce dalla sorgente stessa della vita, che è la parola di Gesù, della parola che si è fatta carne, del figlio dell'uomo, del figlio di Dio, che siamo chiamati ad ascoltare per poi impegnarci concretamente nell'accoglienza dell'altro. Buona giornata a tutte e a tutti.